chi meglio di Stefano Baldini per presentare la maratona di Milano? Qualche consiglio all'ultimo minuto, visto che ormai ci siamo agli sgoccioli di questa preparazione, manca una settimana? È chiaro che dal punto di vista della preparazione i miracoli non si possono più fare. L'ultima settimana è dedicata al recupero, al riposo, all'alimentazione, perché dobbiamo arrivare a posto e pieni di energie domenica 2 aprile, sia chi correrà la maratona sia chi correrà la staffetta. Questo è un po' il leitmotiv di un contest che abbiamo fatto attraverso Radio DJ e la trasmissione che con Linus e Davide Cassani porta avanti tutte le domeniche mattina a mezzogiorno. Abbiamo coinvolto un paio di ragazzi che si sono così iscritti a una gara. Nella gara che abbiamo fatto li ho preparati per la maratona di Milano. L'obiettivo è quello di concludere magari per Dino con un primato personale, per Barbara che è la prima volta, con una prestazione che le possa permettere di star bene, di pensare a una prossima maratona di Milano. Tutto questo attraverso un programma d'allenamento, ma anche a un'educazione all'alimentazione e alla cura di se stessi. Ultimamente si è parlato anche di un progetto per scendere, per abbattere questo muro delle 2 ore in maratona, una formula un po' particolare. Secondo te è possibile? In questo momento direi che dal punto di vista puramente fisiologico sarà molto difficile, in quanto manca il chilometro, quei 2 minuti e 57 secondi che sono i più duri. Probabilmente i figli di questi che stanno provando questa impresa saranno in grado di poterci provare. Nel giro di 30 anni hanno abbassato il primato del mondo di maratona di 4 minuti, manca, come ti dicevo, il chilometro più difficile e quello che fa la differenza. Secondo me tentativo rimandato.